l'evento tragico della crocifissione, della morte di Gesù, è come lo squarciarsi del velo delle tenebre e del grigiore, è l'evento che impone di scegliere da che parte stai. Il grigiore, la tenebra, è il paese dove non si sceglie, non si cammina, non si sa, non si dice sì o no, ma si dice boh, non si è né caldi né freddi, tiepidi, non si ama e non si odia, indifferenti, ma di fronte a Gesù che muore in croce la scelta si impone. Da che parte stai? Dalla parte degli scettici che scuotono il capo, dalla parte dei capi che deridono e insultano, dalla parte dei soldati che si prendono gioco del crocifisso, dalla parte del malfattore che insulta, oppure dalla parte del malfattore che confessa la sua vita sbagliata e prega. Noi siamo radunati per prendere posizione, come i nostri fratelli e sorelle catecumeni ci danno l'esempio a un certo punto della loro vita adulta, con responsabilità, con gioie e ferite, hanno scelto: voglio ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana, voglio diventare cristiano. Hanno scelto. Noi siamo grati a loro per questa testimonianza. E noi siamo poveri peccatori, uomini e donne imperfetti e fragili, ma noi siamo qui per dire: Gesù, crediamo in te, ricordati di me nel tuo regno. Crediamo in te, Gesù. Non si tratta qui di dottrine o di tradizioni, di problemi politici o sociali, non si tratta di essere brava gente che non fa del male a nessuno, non si tratta di confondersi dentro la banalità dei luoghi comuni e dei buoni sentimenti. Si tratta di me, si tratta di te, si tratta di Gesù. Il tuo vivere, Gesù, il tuo morire mi attirano a conoscerti, ad ascoltarti, a fidarmi di te, a seguirti, ad accogliere il dono della tua amicizia. Siamo qui per dire: crediamo che tu sei il Signore, che tu sei la via della vita. Dove vai tu, anche noi decidiamo di venire. Come preghi tu, anche noi decidiamo di pregare. Siamo qui per professare la nostra fede. Gesù, come tu ti consegni nelle mani del Padre, io consegno la mia vita, voglio essere cristiano. Gesù, credo, perciò mi affido. Gesù, poiché credo in te, mi affido nelle mani del Padre, ricevo il dono dello Spirito e voglio praticare il tuo comandamento. Riconosco il senso del mondo e della vita. Come scrive Papa Benedetto, la scrittura ci dice che l'origine dell'essere, del mondo, la nostra origine non è l'irrazionale e la necessità, ma
la ragione e l'amore e la libertà. Credo in Dio Padre. Credo perciò che dall'amore veniamo e dell'amore viviamo. Riconosciamo la nostra verità. Viviamo per la vocazione ad amare. Non viviamo per morire, non viviamo per chiuderci in noi stessi. Dimora in noi lo Spirito di Dio, Spirito di amore, e la nostra vita si compie nell'amore. L'insidia del tentatore vuole convincere a cercare la propria felicità nel pensare a se stessi, nell'evitare i fastidi, nel fare dei nostri desideri un diritto alla avidità, alla prepotenza, all'egocentrismo. L'insidia del tentatore ci trascina verso l'infelicità, la solitudine, la schiavitù, la morte. Noi siamo qui per dire: credo in te, Gesù, perciò amo. C'è qualcosa di sorprendente in quest'aria di primavera che avvolge la città. Forse la città non se ne accorge. La città è ripiegata sulle sue malinconie. La città è chiassosa per una euforia artificiosa. La gente geme per le sue ferite e per le solitudini inconsolabili. La città grida la sua rabbia, la sua disperazione. C'è dunque qualcosa di sorprendente quando in città si ascolta una gioia che canta. La gioia improbabile nel contesto della desolazione viene dal profondo del cuore dei credenti, viene dall'intimità incantata della Chiesa. Ecco, la gioia che canta è l'armonia del coro dei redenti, è la comunità che celebra la presenza del crocifisso risorto. Porta nel suo cuore le ferite e il dolore dell'umanità e insieme celebra la luce della sua gloria. Il Consolatore che percorre ogni angolo della terra, che parla ogni lingua dell'umanità, che apre alla speranza ogni pensiero ed ogni amore. Nella Pasqua di Gesù c'è la ferita del crocifisso e la gloria del risorto. Scrive Papa Benedetto: la Chiesa è viva e noi la vediamo, noi sperimentiamo la gioia che il risorto ha promesso ai suoi. La Chiesa è viva, essa è viva perché Cristo è vivo, perché Egli è veramente risorto. E scrive Papa Benedetto: la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. Uomini e donne che incontrano Gesù, il Cristo, il risorto, e credano in Lui, entrano nel mistero della gioia, la gioia del Vangelo. Noi siamo qui per dire che crediamo in Gesù, che sperimentiamo la sua gioia, che siamo stufi delle lamentele, che non ne possiamo più di quelli che pongono le domande e non ascoltano le risposte.
Noi siamo qui per dire che questo grigiore che impregna la città ci ha stancati. Noi siamo qui per dire che non vogliamo più essere rinchiusi in noi stessi, prigionieri delle nostre tristezze, risentiti perché, come si dice, gli adulti hanno rubato il futuro ai giovani. Basta, riprendete il vostro futuro e cominciate a cantare. Questi catecumeni che sono qui con la loro testimonianza dicono l'intuizione di aver trovato la sorgente inesauribile della gioia, e noi con loro siamo qui per dire: Gesù, io credo, credo e perciò sono lieto, credo e perciò voglio condividere la mia gioia con i fratelli e le sorelle che incontro. Gesù, io credo, perciò canto, canto con la voce, canto con il cuore, canto con il desiderio di un grande coro che innalzi a Dio il canto dei redenti. Così dunque professiamo stasera la nostra fede, la fede della Chiesa, la fede che orienta il nostro cammino, la fede che ci rende custodi e responsabili della speranza del mondo. Gesù, io credo, perciò mi affido. Gesù, io credo, perciò amo. Gesù, io credo, perciò canto.